Marco Simon Puccioni, un habitué di Molise Cinema, Casa Calenda. Anche quest'anno alla 13ª edizione sei stato tra i protagonisti con la proiezione di un documentario che parla di un argomento importante, tra l'altro molto attuale in Italia. Sì, l'argomento è molto attuale perché finalmente, almeno in Parlamento, si sta discutendo di una legge che riguarda le unioni civili, se non il matrimonio, delle coppie dello stesso sesso. Come appunto questo le famiglie con gli omogenitori. Sì, diciamo, poi intanto parla della possibilità di unirsi civilmente e poi eventualmente anche di vedersi riconosciuto come famiglia. Allora, il documentario racconta appunto la storia della nostra famiglia, che è una famiglia composta appunto di due papà e due bambini che sono nati all'estero, perché appunto in Italia non è possibile fare questo tipo di percorsi. E racconta un po' come si è formata la famiglia e come viviamo come famiglia omogenitoriale in Italia. Quindi fa vedere anche l'accoglienza che c'è, il funzionamento un po' della famiglia nella società, a contatto con la scuola, a contatto con un po' tutto il sistema medico, sociale, mostrando appunto come di fatto esista una grande accoglienza, quanto la nostra famiglia sia sommato normale, quasi banale, salvo appunto che nelle discussioni politiche, pubbliche, invece c'è una grande opposizione, una grande... In Italia siamo abbastanza dietro rispetto a quello che succede altrove. L'Italia vuol far parte del contesto occidentale, non parlo di tutto il resto del mondo che è diverso, ma diciamo vuol far parte dell'Europa, del contesto occidentale, sicuramente sì, perché nell'America del Nord come quella del Sud, nella maggior parte dell'Europa, dell'Unione Europea, esistono leggi che riconoscono l'esistenza delle famiglie composte da persone dello stesso sesso e anche permettono spesso di adottare o comunque di avere un riconoscimento di genitori rispetto ai figli che si sono generati precedentemente o partendo proprio dalla fondazione della famiglia, della coppia dello stesso sesso. Quindi in Italia oggi per vari motivi è arretrato. Quindi per me far vedere questo documentario, che poi in realtà è un documentario già di un paio di anni fa, ha il senso di portare all'attenzione in questo momento in cui si sta discutendo questa legge, che speriamo passi, che sia un primo step, un primo passo per una piena parità, una piena uguaglianza di questo diritto, che dovrebbe essere universale, quello appunto di unirsi in matrimonio e di poter fondare una famiglia. Quindi spero che serva a questo, spero che serva a portare avanti la discussione, serva a finalmente arrivare a questo traguardo. La tua sensibilità ti ha portato a trattare temi sociali importanti, prima di questo anche quello della situazione nelle carceri e anche la solitudine, no? Come il vento di Armida Miserera, che racconta appunto questa situazione. Il mio cinema è sempre un po' legato a temi sociali, che sia appunto l'immigrazione, che sia stato il carcere, che siano i social forum, l'Israele, la Palestina. Ecco, il prossimo quale sarà? Il prossimo tema avrà ancora a che fare con questo tema della famiglia, ma sarà un film di funzione che avrà al centro appunto una famiglia omogenitoriale, ma al centro soprattutto un ragazzo figlio di una famiglia omogenitoriale, quindi un po' la sua crescita, il suo sviluppo in questo contesto. Senti, come reagiscono i tuoi figli quando vedono quel documentario, quando vedono quel film? Ieri li hai portati qui a Casa Calenda. Loro conoscono perfettamente la loro storia, la loro origine, quindi per loro è un po' come vedere un album di famiglia, no? Vedono la donna che li ha partoriti, con cui hanno un rapporto. Ottimo rapporto. Si è anzi oggi il suo compleanno, gli abbiamo appena cantato gli auguri. Diciamo, per loro è una cosa familiare, certo. Una cosa così, sono a proprio agio, è la loro storia. Va bene, grazie, ci vediamo alla prossima edizione.